Ragazzi, buonasera. Sto giro devo dire buonasera perché avevo programmato questo video per farlo uscire in serata, soprattutto per raccontarvi un po' quello che stiamo facendo dopo Rimini Wellness, che ci porterà a Riccione all'International Burning Cup 2018 con atleti d'altissimo livello. E mi raccomando, 8 e 9 settembre c'è il simposio, ma se non volete partecipare al simposio, l'evento delle gare è gratuito, quindi partirà dalle 18:30, continuerà tutta la serata per poi concludersi la domenica. È un weekend caldo perché c'è il MotoGP a Misano, quindi c'è tantissima gente in quel weekend sulla Riviera Romagnola, quindi affrettatevi a prenotare gli alberghi se siete interessati a partecipare all'evento. Vi ricordo che sarà una gara delle più importanti a livello mondiale, con atleti di fama mondiale che verranno a sfidarsi qua in Italia per un montepremio comunque di 5.000 euro, quindi capite bene l'importanza e il calibro degli atleti che arriveranno. Ma come dicevo, sono qui a parlare anche un po' del dopo Rimini Wellness, perché Rimini Wellness è stato veramente un qualcosa di incredibile. Siete stati in tantissimi a venire nello stand e avete fatto sì che la gara che abbiamo organizzato quest'anno, 2018, sia stato il campionato italiano, a mio avviso, più spettacolare. C'erano veramente tantissime persone sia durante l'evento ma anche dopo a chiederci informazione per organizzare altre gare e far sì che tutto quello che abbiamo fatto a Rimini potesse essere un punto di riferimento annuale per tutti praticanti di calisthenics, sia atleti di altissimo livello sia anche tutti gli appassionati che quotidianamente si allenano. Quindi proprio per questo, per le vostre tantissime richieste, è da un po' di anni che ci stavamo pensando, era ormai dal 2015 che pensavamo di fare un vero e proprio circuito di gare di freestyle, e ormai pensiamo che sia il momento maturo per farlo. Quindi Burningate, Ironlink hanno deciso nella nuova stagione, quindi che partirà comunque da settembre in avanti, diciamo terminato l'International Burning Cup, fino al 2018 e 2019, di creare il primo circuito nazionale di gare di freestyle. Come ben sapete, abbiamo già organizzato il primo circuito, il primo campionato di Endurance and Strength, e quindi a seguito di questo organizziamo anche il circuito per il freestyle, perché gli atleti è giusto che non si sfidino solo in una gara all'anno ma abbiano più momenti competitivi per riuscire poi a classificarsi per arrivare a competere al campionato italiano, come anche sta succedendo nel circuito di Endurance and Strength. Ogni tappa avrà il suo vincitore di tappa, la sua classifica di tappa, ma tutto questo è una visione più ampia, perché ci sarà poi una classifica generale e le varie tappe, quindi ogni atleta che parteciperà anche a più tappe, andrà a costituire un vero e proprio ranking, una vera e propria classifica, e tutto questo porterà i migliori a sfidarsi, come detto, a Rimini Wellness 2019. I tempi ormai sono maturi, quindi il video nasce anche per sollecitare tutti i titolari di centri a fare la richiesta. Quello che noi pensavamo era di fare 4-5 tappe al massimo, nord, centro, sud, magari le isole, vediamo un attimino, e quindi in modo da dare agli atleti più tappe per andare a confrontarsi. Se siete degli atleti potete dirlo direttamente al titolare del vostro centro, se invece siete titolari dei centri ci potete direttamente contattare, perché in questa fase stiamo proprio selezionando le zone dell'Italia in cui andare a fare le tappe. Quindi questo è un modo per elevare ancora di più il calisthenics come sport. Già quest'anno, per la prima volta nel mondo proprio, non c'è una cosa del genere, quindi siamo contenti di essere i primi a strutturare un qualcosa di unico. Già per primi abbiamo strutturato una categoria giudici ufficiale, persone qualificate per fare i giudici, e non più come succede spesso che si vedono gli atleti. Ma lo so ripetere, è un po' come vedere Ronaldo andare a fare l'arbitro. È vero, Ronaldo è il più forte al mondo, ma non è detto che sia il più bravo ad andare a giudicare, perché il giudice ha delle qualità, degli elementi specifici per riuscire nell'immediato a dare delle valutazioni precise in maniera obiettiva e oggettiva alle skills che stanno portando gli atleti. Quindi questa è già stata una novità mondiale, e vi assicuro che presto ci copieranno anche in questo. Probabilmente anche all'estero ci sarà qualcuno che copierà il nostro circuito di gare freestyle, ma noi siamo contenti di essere i primi a portare anche un po' di queste novità, un po' di aria fresca nel calisthenics, e questo secondo me non può che far bene a tutto il movimento, perché ci sono, secondo me ormai ci sono centinaia di migliaia di persone che praticano calisthenics. Io lo vedo dalle statistiche dei miei video, ci sono video che hanno raggiunto centinaia di migliaia di views a dimostrazione di quanto questi esercizi base del calisthenics facciano bene non solo a chi vuole gareggiare e primeggiare, ma anche a chi vuole stare bene.
invito tutti a condividere anche questo video e magari proprio il tuo titolare del tuo centro o magari tu stesso sei un titolare di un centro ha interesse di organizzare questi eventi. Questi eventi ovviamente sono un punto di ritrovo nazionale a questo punto per tutti i praticanti, possono darti visibilità al tuo centro e quindi può essere un'ottima promozione anche delle tue attività che quotidianamente porti avanti nella tua zona. La nostra mail, ricordo sempre, è info@barningate.com, scriveteci pure e così magari poi vi chiamiamo, ci parliamo un attimino, capiamo se è fattibile o meno e se il centro, soprattutto i requisiti tali per riuscire a essere una tappa del campionato nazionale di calisthenics che chiuderà tutto a Rimini Wellness 2019. Dai, condividete il video perché ormai i tempi sono maturi e poi stessa cosa, se invece la vostra preferenza è il circuito di Endurance and Strength, anche qua fateci pure richiesta perché sono ormai due filoni che vanno avanti in maniera quasi indipendente. Non è detto che ci debba essere nella stessa tappa freestyle e Endurance and Strength, ma potrebbe essere benissimo solo freestyle e benissimo solo Endurance and Strength. Anche in questo caso ci saranno a Riccione le finalissime, le final 8 dei migliori 8 che si sono qualificati per giocarsi il tutto a Riccione. Anche qua, se andate sul sito, potrete notare già il ranking nazionale che c'è dei più forti atleti di Endurance and Strength in Italia. Dimenticavo, ovviamente le gare saranno sia uomini che donne, quindi i tempi, come detto, sono maturi, ci sono tante ragazze, le ragazze più forti si sfideranno a Riccione per il campionato italiano, il primo campionato italiano donne che si tiene in Italia. Noi tutti di Burningate e di Ireland vi aspettiamo numerosi a Riccione perché sarà nuovamente un evento da ricordare che rimarrà nella storia. Dai, ci si vede presto, pollicione, attiva la campanella, iscriviti al mio canale, ma soprattutto questa volta condividi questo contenuto. Ciao ciao!